Prova. Sportivi, buon pomeriggio. Le telecamere di Volleyball World sono al Palasport di San Giovanni Marignano, dove sta per avere inizio l'incontro valevole per il campionato di Serie 2 femminile fra la formazione locale OMAG MT San Giovanni Marignano e la squadra ospite, che oggi è il Volley Ermea Olbia, la squadra sarda che è ospite qui in Romagna, che è reduce dalla partita persa venerdì a Sassuolo, recupero in una gara che era stata rinviata per il Covid. Una partita molto importante questa per la classifica, che al momento recita al primo posto con 41 punti Banca Valsabina Millennium Brescia, secondo posto OMAG MT San Giovanni Marignano con 35 punti e 17 gare disputate, al terzo posto Balducci Macerata 34 punti con una partita in meno, al quarto posto con 30 punti a parità di gare di San Giovanni Marignano c'è cioè Busto Arsizio, al quinto posto con 29 punti ma con una partita da recuperare su San Giovanni Marignano c'è Sassuolo, a 27 punti c'è Marsala, Olbia è attualmente al settimo posto con 26 punti e una gara da recuperare. Si sono appena concluse le operazioni di riscaldamento, le squadre si stanno per entrare in campo. La OMAG MT San Giovanni Marignano gioca in maglia blu, mentre la squadra sarda gioca in maglia bianca. Lo speaker Stefano Battistini sta annunciando l'ingresso delle squadre e adesso, come al solito, fra qualche minuto ci sarà l'inno di Lega, viene anche in tribuna esposto lo striscione dei tifosi della OMAG MT San Giovanni Marignano. Oggi il palazzetto dello sport, grazie alle nuove regole, visto che l'Emilia Romagna è in zona bianca, può dare accesso al 60% della capienza, quindi più o meno i biglietti sono stati venduti tutti e ci sono circa 300 persone ad assistere a questo incontro, che dopo tanto tempo finalmente si può avere un po' di pubblico sugli spalti. Lo speaker Stefano Battistini presenta gli arbitri, il primo arbitro viene da Bologna, la signora Marta Mesiana, da Roma il secondo arbitro è Antonella Vereschina. Adesso sempre dalla voce di Stefano Battistini vediamo di capire qual è lo starting six della squadra ospite. Allora, Olga schiera con il numero 1 Carichi Barbarzeni,
poi il numero 2 Veronica Lasi, la palleggiatrice, 4 Christine Millen, Sofia Ranieri il 7 l'opposta, Ilaria Maruotti l'attaccante di posto 4, poi il numero 16 Camilla Gerosa, il libero e Giorgia Caforio. L'allenatore di Olbia è Bernardo Guadaluppi, coadiuvato da Giuseppe Garbellino. L'OMA GMT San Giovanni Marignano schiera ormai un sestetto obbligato con Alessia Bozzonetti opposto e palleggiatrice Alice Turco. Le centrali sono Alessia Mazzon e Sara Ceron, gli attaccanti di posto quarto sono Martina Brina e Salih Koulibaly, il libero è Ilaria Bonvicini, l'allenatore è Enrico Barbolini, il coach e l'assistente allenatore è Alessandro Zanchi. Diciamo un sestetto un po' obbligato per San Giovanni Marignano dopo la rinuncia di Serena Ortolani, e ultimamente c'è stato anche un problema fisico, un problema di salute per Claudia Consoli, a cui mandiamo un saluto e auguriamo una pronta di guarigione, sperando di riaverla presto qui al palazzetto di San Giovanni Marignano. Tutto pronto quindi, secondo arbitro Verescina consegna la palla a Olbia per l'inizio dell'incontro, si incarica dalla prima battuta la palleggiatrice ospite Veronica Allasia. Ecco, tutto pronto, ci sono alcune cose da sistemare, specialmente nella dislocazione della panchina ospite. Batte Alasia, subito out, il primo punto sull'errore di Olbia per la OMA MT San Giovanni Marignano, che va in battuta con Alice Turco. Riceve bene il libero all'Asia per la straniera, l'attaccante difesa da Turco. Pozzonetti sul tocco del muro, la difesa di Maruotti, palla per Rinieri, riesce a tenere in gioco la palla San Giovanni, Caforio, Ranieri, ancora buona la difesa di San Giovanni Marignano, Bozzonetti murata da Barbazeni, ancora palla per Bozzonetti, difesa da Caforio, azione lunghissima, pallonetto di Milan difeso, anche Koulibaly viene difesa, palla che non cade mai, Rinieri, difesa da Bonvicini, Turco per Brina, ancora bella la difesa di Caforio, ancora la palla per Salih Koulibaly, cambio lunghissimo, chiuso con questo attacco in pipe da Salih Koulibaly, niente da fare per il tentativo di difesa di Ilaria Maruotti. Bello questo scambio, prolungatissimo, continua a battere la OMA GMT con Alice Turco. Riceve Caforio, Alassia, primo tempo per Barbazeni, murata. C'è il muro sull'attacco di Ranieri. Intanto c'è stata un'infrazione fischiata a San Giovanni per il primo punto per la squadra di Olbia, che va in battuta con la schiacciatrice di nazionalità estone Christine Millen. Brina, problemi di sezione, bagger di Turco per Bozzonetti, il muro di Sofia Rinieri per il due pari. Ancora Millen in battuta. Questa volta riceve bene Brina, palla in mano Turco, l'attacco di Ceron.
e se è un fallo avete fischiato a Barbazzeni e quindi sono 3 punti per la squadra di casa che va in battuta con l'attaccante di posto 4 Martina Brina. Buon servizio, ricezione di Maruotti, palla nel campo di San Giovanni, però Cerano riesce a chiudere l'attacco. Bozzoletti in contrasto con Maruotti, palla ancora in gioco, palla per Rinieri, Murat, difesa da Brina, Turco per Koulibaly, palla in campo, molto bello questo attaccante, questo attacco in parallela di Sani Koulibaly. 4-2 per la OMAG MT San Giovanni Marignano, continua a battere Martina Brina. Ancora un bel servizio, riceve bene Milan, Rinieri chiamato all'attacco, pallonetto difeso da Polzonetti, pipe di Brina, diagonale vincente, palla in zona 1 per il 5° punto della squadra di casa che conquista subito un break di 3 punti di vantaggio. Continua a battere Martina Brina. È un po' fortunato, la palla colpisce il nastro e cade nel campo di Olbia. Niente da fare per la squadra ospite, non poteva ricevere. 6-2 e c'è il primo time out chiesto da Bernardo Guardaluppi, l'allenatore della squadra ospite. Importante questa partita per la OMAG MT che deve difendere il suo 2° posto e mercoledì prossimo qui a San Giovanni ci sarà una gara probabilmente decisiva per la classifica di questo girone, il recupero contro la Balducci Macerata che in questo momento sta distaccata di 1 punto da San Giovanni ma ha una partita da recuperare, quindi questa, quella di mercoledì potrebbe essere una partita importantissima. Rientrano le squadre in campo, è ancora in battuta Martina Brina, questa volta la palla è out, comunque è efficace il turno di servizio della giocatrice di San Giovanni e per Olbia Karin Barbazzeni in battuta. Riceve Brina, palla corta, bagger di Bonvicini per Koulibaly, il muro di Sofia Ranieri per il 4° punto di Olbia. Continua a battere Karin Barbazzeni. Bene Brina, ricezione, palla per Bozzoletti, ancora un muro, questa volta di Ilaria Maruotti. Momento di difficoltà in attacco per la squadra di casa, mentre è ben posizionata in questa fase a muro la squadra ospite, sempre Karin Barbazzeni in battuta. Viene fischiato, viene fatto ripetere il servizio, probabilmente perché c'era una palla vagante in campo. Quindi si ripete l'azione. Riceve Koulibaly, palla un po' corta, Turco, Koulibaly pallonetto, difesa da Allasia, paga di Barbazzeni per Maruotti, bella la difesa di Bonvicini, Turco, Brin, Pipe, ma pallonetto difeso ancora da Allasia, Barbazzeni in paga per Regnieri, difesa da Turco, Bozzoletti chiamata all'attacco, pallonetto, ma se Barbazzeni pronto non si fa sorprendere, palla per Maruotti, altro pallonetto, Friburgo adesso a disposizione di Olbia, Allasia chiama all'attacco Rinieri, c'è il tocco del muro, la difesa di Brina, Turco chiama Bozzoletti, pallonetto, arriva Barbazzeni ma non riesce a tenere la palla in gioco, scambio lungo chiuso da questa bella palla di Bozzoletti
che ha trovato un po' in ritardo la copertura di Karin Barbazzini. 7-5 il punteggio per la OMAG MT San Giovanni Marignano, che va in battuta con la propria capitana, la centrale Sara Ceron. Riceve Millen, all'Asia chiama al primo tempo, attacca in primo tempo Camilla Gerosa, e il sesto punto per Olbia è in battuta Sofia Regnier. Palla out. E il turno per la squadra di casa di Alessia Bolzonetti. Riceve il libero all'Asia. Bella la difesa di San Giovanni sull'attacco della centrale ospite. Era Camilla Gerosa. Poi spreca questo attacco Ilaria Manuoschi, chiudendo troppo il colpo, la palla finisce in rete. Nono punto di San Giovanni, che si è conquistato con una bella azione corale in difesa. Continua a battere Alessia Bolzonetti. Bene Cafori in ricezione all'Asia Gerosa. Difesa da Bolzonetti, palla in campo ancora per Olbia, ancora l'Asia per Gerosa. È in campo questa bella fast diagonale proprio sulla linea. Niente da fare per il tentativo di difesa di Bolzonetti. È in battuta per Olbia Ilaria Maruotti. Brina, Turco, l'attacco di Mazzon, Murato, difesa da Caforio, Millen, c'è il tocco del muro, la difesa di Bonvicini, palla per Bolzonetti nella seconda linea. Bellissimo questo attacco di Alessia Bolzonetti, che da posto 1 in diagonale riesce a mettere a terra una palla non semplice e porta a 10 punti per la propria squadra, che va in battuta con Salì Koulibaly. Riceve Caforio all'Asia, Piper Rinieri, difesa da Bonvicini grazie anche al tocco al muro di Mazzon. Poi c'è l'attacco di Brina che termina di poco out. 8 punti per Olbia, in battuta Camilla Gerosa. Bene Brina ricezione, Turco, scusate non ho visto bene, la palla stava andando nel campo opposto, c'è stato l'intervento di Barbazzini, Turco ha toccato, la palla è terminata out, quindi l'ultimo tocco è stato della giocatrice della OMAG, che punto per la squadra ospite che si porta meno uno e continua a battere con Gerosa. Problema ancora in ricezione per Brina all'Asia Rinieri, e la palla in campo, parità. Momento di difficoltà per la squadra di casa, infatti Enrico Barbolini chiama il suo primo time out. Diamo un'occhiata agli incontri di oggi, di questa giornata. Si stanno affrontando a Ravenna contro Brescia, a Marsala contro Futura Giovani Volli Busto Arsizio, a Macerata in casa contro Aragona, e Sassuolo sta ospitando l'Assistant Volleyball Santeria e riposa Tenaglia Altino Volley. I direttori di rigara Berrascina e Mesiano richiamano le due squadre in campo. Un time out a testa, 10 pari il punteggio, in battuta per Olbia Camilla Gerosa. Bene Bonvicini ricezione, Turco chiama la palla, Bolzonetti, la palla era un po'
troppo lenta, infatti arriva fuori tempo Alessia Bozzanetti e non riesce ad attaccare la palla fermina direttamente in rete. Break di 4 punti consecutivi per Olbia, che si porta per la prima volta in vantaggio in questo incontro. 11-10, riceve Brina, Turco chiama Brina all'attacco, difesa da Millen, palla per Regnieri, niente da fare per Bozzanetti, ancora un punto per Olbia. Break importante per la squadra ospite grazie anche all'efficacia imbattuta di Camilla Gerosa. Questa volta è precisa la ricezione di Brina, poi c'è stato l'attacco di Mazzon toccato da Barbazeni. Punto per Omag MT San Giovanni Marignano, che si riporta a meno 1 e va a battere con Alessia Mazzon. Riceve Millen, in bagger l'alzata, difesa bene da Brina, ancora Millen, riesce a tenere la palla in campo San Giovanni, free ball per Olbia, Caforio all'Asia, Millen, difesa da Bozzanetti, Turco per Koulibaly, leggermente out questo attacco in pipe e quindi ancora punto per Olbia. Dunque azione combattuta, attacco di poco fuori di Salì Koulibaly, che comunque ha avuto coraggio a tirare questa palla, e in battuta la palla gettrice Veronica all'Asia. Riceve Brina, Bozzanetti, difesa da Caforio all'Asia per Barbazeni, giocatrice molto alta che non ha difficoltà a chiudere questo attacco in primo tempo, praticamente quasi senza muro. Cambiano la squadra di casa, entra col numero 10 Maria Elena Aluisi, palleggiatrice al posto di Alice Turco. Sono 3 punti di vantaggio per la squadra ospite, continua a battere Veronica all'Asia. Bene Brina in ricezione, bagger di Luigi per Brina, pallonetto, difesa da Caforio all'Asia per Ranieri, difesa da Luigi, Bonvicini in bagger per Bozzanetti, difesa da Maruotti, palla per Millen, difesa da Brina, la palla ancora in gioco, free ball per Olbia all'Asia per Barbazeni, rimurata da Ceron, può attaccare ancora Bozzanetti, bello questo prolungatissimo scambio, chiuso da questo bell'attacco da zona 1 di Alessia Bozzanetti. Adesso sono 2 punti da recuperare per la Omag MT San Giovanni Marignano, che va in battuta, che era non entrata, la palleggiatrice Maria Elena Aluigi, direttamente in rete in servizio. E sul 15-12 in battuta per Olbia Christine Millen. C'è Bonvicini, costretto ad alzare in bagarre Luigi, l'attacco di Bozzanetti di difeso, Maruotti difeso da Bonvicini, Luigi ancora per Bozzanetti, c'è il tocco del muro di Sofia Regnieri, segnalato prontamente dal secondo arbitro Antonella Berescina. È il 13° punto per la squadra di casa, che è in battuta con Martina Brina. Riceve Caforio all'Asia, Maruotti, pallonetto, ma arriva Koulibaly, Bozzanetti può attaccare, difende all'Asia, bagger di Millen, free ball per San Giovanni questa volta, Bozzanetti, primo tempo di Ceron, murata, Brina in bagger per Bozzanetti, la palla in campo, viene dato il tocco, scusate, la palla probabilmente era out, dalla mia posizione non vedo bene, però il primo arbitro segnala un tocco all'Aria Maruotti, anche se la giocatrice ospite non era d'accordo,
14° punto per la squadra di casa, è imbattuta Martina Brina. Se viene Cafforio all'Asia, primo tempo di Barbazzeli, non riesce a difendere Aloisi, due punti di vantaggio ancora per Olbia. Karim Barbazzeli in battuta. Riceve Brina, Aloisi per Koulibaly che non può attaccare, all'Asia per Gerosa, primo tempo vincente. Time out chiesto da Enrico Barbolini sul punteggio di 17-14. Momento di difficoltà per la squadra di casa, soprattutto nella seconda parte di questo set, un po' deficitaria in ricezione. Le alzatrici fanno fatica a ricevere la palla in mano e quindi sono costrette un po' anche a delle alzate, come si dice, in emergenza, mentre sta giocando molto bene la palleggiatrice ospite Veronica Lasia, che riesce spesso e volentieri a chiamare all'attacco le proprie centrali Barbazzeni e Gerosa, che fino a questo momento sta disputando un bel incontro. Intanto c'è un altro cambio per San Giovanni Marignano, entra in seconda linea Giulia Biagini per Martina Brina. 17-14 il punteggio, continua a battere Barbazzeni. Riceve Bonvicini, a Luigi Koulibaly che passa direttamente in mezzo al muro e porta a 15 i punti per la squadra di casa, che adesso va in battuta con Ceron. Di Millen all'Asia per Rinieri, difesa da Luigi, Ceron per Bozzoletti, difesa dall'Asia, riesce a arrivare Cafforio, non riesce però a tenere la palla alta e Rinieri non può attaccare, quindi punto per San Giovanni Marignano, che adesso si porta a meno 1 e continua a battere con la propria capitana Sara Ceron. Millen all'Asia ancora per Rinieri, c'è un tocco di Koulibaly che salta un po' in anticipo e punto per Olbia, più 2 ed è in battuta l'opposta Sofia Rinieri. Insieme a Mazzon, a Luigi Koulibaly, difeso da Cafforio, Rinieri in bagno per Maruotti, c'è il tocco del muro di Mazzon, non intervengono con la confusione Biagini e Bonvicini, punto per Olbia che adesso è più 3. Momento decisivo del set, continua a battere Sofia Rinieri. Insieme bene Biagini, a Luigi Bozzoletti, difesa da Millen, ancora Rinieri e ancora money out. 20-16 per la squadra ospite, continua a battere Sofia Rinieri. Riceve bene Bonvicini, peccato perché spreca questa bella palla alzata da Luigi Mazzon attaccando questo primo tempo out, e quindi adesso sono 5 i punti di vantaggio per Olbia. Continua a battere bene Rinieri e questa volta Alessia Mazzon
col numero 1 passa sopra e porta a 17 i punti per la squadra di casa, che va in battuta con Alessia Bolzonetti. Se bene Caforio, Rinieri seconda linea, palla è out. Out questa Pai dell'opposta sarda. Continua a battere Alessia Bolzonetti. Campo il servizio dell'opposta della Omag, break di tre punti consecutivi per la squadra di casa, e adesso è Bernardo Guadalupi che chiama il suo secondo time out. Quindi tutte e due le squadre hanno esaurito i tempi tecnici in questo primo set. Due sono i punti da recuperare per la squadra di casa, che grazie anche all'efficace servizio di Alessia Bolzonetti ne ha recuperati tre. Siamo nei momenti decisivi dell'incontro, in questo primo set. Mesiano e Verescina, le due signore arbitre dell'incontro, richiamano le squadre in campo e continua a battere per la Omag MT Alessia Bolzonetti. E come spesso capita dopo un time out c'è l'errore in battuta. E adesso c'è un cambio nella squadra ospite, entra in campo col numero 17 Silvia Formaggio per Ilaria Maruotti. Ed è proprio la nuova entrata, Formaggio, in battuta per Olbia. Diceva bene Biagini a Luigi. L'attacco di Mazzon, fanno confusione Gerosa e Caforio. Praticamente si ostacolano, non riescono a difendere questa palla che non era proprio troppo problematica. E cambio ancora per San Giovanni in Marignano, rientra in prima linea Martina Brina per Giulia Biagini e va in battuta Salì Colibali. Riceve Millen all'Asia per Cerosa, arriva la copertura di Mazzon, l'attacco di Bolzonetti, difesa da Ranieri, all'Asia per Millen, c'è il tocco del muro, la difesa di Colibali, l'alzata in bagger per Martina Brina, che riesce a fare passare la palla sopra il muro con un tocco d'astuzia. Meno uno per San Giovanni Marignano, continua a battere Salì Colibali. Silvio Caforio all'Asia ancora per Millen, pallonetto e non arriva a coprire Bolzonetti, ha visto il buco Christine Millen, palla intelligente, ancora più due per la squadra ospite che è in battuta con Camilla Gerosa. C'è bene Bombicini e Luigi, Mazzon difesa da Gerosa, all'Asia per Barbazzelli. Bravissima Alessia Mazzon che in lettura si fa trovare pronta, muro 1 vincente di Mazzon. Meno 1 per San Giovanni Marignano, Alessia Mazzon in battuta. Riceve Caforio all'Asia, Millen, ancora un pallonetto. 24-22 per la squadra ospite che ha a disposizione il primo set point di questo primo set. Ed è in battuta la palleggiatrice Veronica all'Asia. Riceve Bombicini a Luigi, Brina difende bene Formaggio, palla per Millen e ancora un pallonetto che tocca le mani del muro. Sara Ceron riesce
a contenere questo attacco. 25-22 il primo set per Olbia e ci risentiamo fra qualche minuto. Senza andare al tablet. Cerca i prodotti Viva la Mamma nel banco frigo. Squadre di nuovo disposte sul terreno di gioco. Siamo al secondo set. Tutto pronto qui a San Giovanni Marignano per l'inizio del secondo set. Le squadre non cambiano campo perché con le nuove norme Covid si può rimanere nei propri campi di inizio gara. E c'è il primo punto per la OMAG MT San Giovanni grazie a questo bel muro di Sara Ceron sull'attacco di Sofia Regnieri. Ed è in battuta per la squadra di casa Martina Brina. Riceve Maruotti, praticamente la palla va nel campo di San Giovanni Marignano e trova impreparata la prima linea, un po' sorpresa da questo errore di ricezione che invece di approfittarne praticamente regala il primo punto alla squadra ospite che va in battuta con l'attaccante estone Christine Millen. Riceve Brina, Turco, pallonetto di Koulibaly difeso, palla per Maruotti. A diagonale vincente, niente da fare per Bondicini in difesa. 2-1 per la squadra ospite, ancora Christine Millen in battuta. Sivibrina, Turco, Koulibaly, Murat, difesa da Maruotti, questa palla, palla per Rinieri. Arriva a coprire Bonvicini, Bozzonetti riesce, fallo a rete, riusciva a difendere Rinieri però all'Asia per tentare di tenere la palla in gioco.
commette l'infrazione a rete, quindi secondo punto per Omag MT San Giovanni Marignano, che è in battuta con Sara Ceron. Palla out, Karin Barbazzeni per Olbia. Riceve Brina, Turco, primo tempo di Mazzon, difeso da Alasia, palla per Rinieri, arriva a murare Mazzon, palla ancora per Olbia, per Maruotti, pallonetto, arriva a coprire Bonvicini, riesce a tenere la palla in campo Turco, free ball per Olbia, Alasia, primo tempo di Camilla Gerosa, quarto punto per Olbia. È in battuta ancora Karin Barbazzeni. Riceve Koulibaly, Turco, Koulibaly, è in campo l'attacco di Koulibaly, quindi terzo punto per San Giovanni in Marignano. Qualche protesta dalla parte della squadra ospite, è in battuta per la squadra di casa Alessia Bolzonetti. Palla corta, riesce a ricevere bene, comunque palla in mano all'Asia che serve bene per Gerosa, attacco in primo tempo in campo. 5-3 per Olbia, in battuta l'opposta Sofia Regnieri. Koulibaly, buona la sua ricezione, Turco, Bolzonetti, questa volta la palla è out, più 3 per la squadra ospite, primo break importante in questo secondo set per Olbia che continua a battere con Sofia Regnieri. È in campo il servizio, a giudizio degli arbitri non sono d'accordo, non è d'accordo la panchina di casa. Comunque irremovibili le decisioni del direttore di gara, vengono richiamati anche la panchina della squadra di casa. 7-3 il punteggio per Olbia che continua a battere per Sofia Regnieri. L'attacco di Mazzon, difeso da Regnieri, Maruotti, pallonetto murato, palla per Regnieri che in palleggio, Turco, Bonvicini per Koulibaly, c'è il muro, Mazzon, palla per Bolzonetti, seconda linea, arriva a difendere all'Asia, Maruotti, è un momento di difficoltà per la squadra di casa che non riesce a costruire le sue azioni d'attacco mentre sta funzionando tutto a Olbia che adesso ha 5 punti di vantaggio. Cambio per San Giovanni Marignano, entra Maria Elena Aluigi per Alice Turco. Continua a battere Sofia Regnieri. Palla out. Salì Koulibaly. Maruotti, all'Asia, Gerosa, difesa da Bolzonetti, a Luigi, Brina, attacco
contro il muro, poi la palla termina out e punto per San Giovanni Marignano. Era un po' lunga questa alzata per Brina, che però è riuscita a gestire il colpo e ha trovato le mani del muro, portando a 5 punti per la squadra di casa, che continua a battere con Koulibaly, insieme a Millen, all'Asia, Gerosa, c'è Brina al muro, però la palla ancora in gioco. Mazzon, ancora per Brina, pallonetto, e non riesce ad arrivare in copertura Camilla Gerosa. Sesto punto per Omag Metti San Giovanni Marignano. Continua a battere Sali Koulibaly. Insieme a Maruotti, all'Asia ancora per Maruotti. È in campo questa bella palla attaccata in parallela dall'attaccante Ilaria Maruotti di Olbia. Nono punto per la squadra ospite, proprio Maruotti in battuta. Insieme a Bombicini, a Luigi, pipe di Bozzonetti. Tentativo di difesa di Traforio, però la palla non riescono a tenerla in gioco. Settimo punto per la squadra di casa, che adesso va in battuta con Alessia Mazzon. Palla out. Ancora più tre per Olbia, Camilla Gerosa in battuta. Brina bene in ricezione, termina out la difesa di Ilaria Maruotti su questo attacco di Martina Brina. Ottavo punto per San Giovanni Marignano, ed è in battuta la palleggiatrice, la neoentrata Maria Elena Aluigi. Insieme Maruotti, all'Asia per Miller, pallonetto, questa volta arriva a coprire Brina. Aluigi per Bozzonetti sul tocco del muro, riesce a tenere la palla in gioco Maruotti, palla per Ranieri, difesa da Koulibaly dopo il tocco del muro, palla ancora per Brina. Bellissimo questo attacco, passa esattamente in mezzo al muro, si era posizionato male il muro di Olbia in questa situazione. Meno uno per San Giovanni Marignano, continua a battere a Luigi. Riceve Millen, all'Asia ancora per Ranieri. Bello questo attacco in diagonale, non riesce a difendere a Luigi. Più due ancora per la squadra ospite, ed è in battuta la palleggiatrice Veronica all'Asia. Problemi di ricezione per Bonvicini, Brager di Brina, Bozzonetti consegna la fribola, Olbia all'Asia, Miller. Brina muro, riesce a gestire bene questa palla, attacco di Bozzonetti, difeso da Maruotti, all'Asia per Ranieri, palla ancora in campo, bella questa palla, molto diagonale strettissima di Sofia Ranieri. 12-9 il punteggio per Olbia, e Enrico Barbolini è costretto a chiamare il suo primo time out di questo secondo set. Approfittiamo per dare un'occhiata agli scout del primo set. La migliore realizzatrice per la squadra di casa è Bozzonetti con 6 punti, mentre la squadra ospite 6 punti, l'opposto Sofia Ranieri, quindi si sono un po' equivalse le due opposte delle due squadre, entrambe col 25% di efficienza in attacco. Meglio in ricezione Olbia col 47%,
contro il 39 di San Giovanni Marignano. Squadra ancora in campo, continua a battere Veronica all'Asia, direttamente out, decimo punto per San Giovanni. Martina Brina per la squadra di casa. Vicino Caforio all'Asia, primo tempo di Barbazeni, non riesce a murare Sara Ceron. Ancora più tre, Olbia Millen in battuta. Riceve bene Brina, a Luigi Koulibaly, difesa dall'Asia, Caforio Bagger per Maruotti, c'è il muro di Ceron, tiene la palla in campo a Luigi, palla per Pozzonetti, murata da Barbazeni, palla per Koulibaly, pallonetto ma arriva a coprire Caforio, palla ancora per Maruotti, questa volta riesce a murare Ceron, palla ancora in gioco, free ball San Giovanni, Koulibaly. Bella questa difesa della squadra ospite, a Luigi Koulibaly, Rinieri, Bolzonetti riesce a chiudere, ancora Koulibaly, molto bello questo scambio, chiuso da questo attacco di Koulibaly. C'è stata comunque prima una bellissima difesa della squadra di Olbia, forse l'azione più bella e più combattuta dell'incontro, chiusa da questo attacco di Koulibaly, meno due punti da recuperare per San Giovanni Marignano, Sara Ceron in battuta, ancora bene Caforio in ricezione, all'Asia Rinieri arriva a murare Mazzon, primo tempo di Mazzon, Caforio riesce a toccare ma non a tenere la palla in gioco, meno uno San Giovanni. Questa azione molto buona di San Giovanni, soprattutto per la correlazione muro difesa sull'attacco di Rinieri, poi è riuscita ad arrivare una palla precisa a Luigi che ha chiamato in primo tempo Mazzon, continua in battuta l'altra centrale Sara Ceron, palla out. È il turno in battuta di Karin Barbazeni. Vicino Brina, molto bene, palla per Koulibaly, diagonale vincente, è in un buon momento l'attaccante di posto 4 della Omega MT, Salì Koulibaly. Sta cercando di condurre la propria squadra alla rimonta, adesso sono a solo un punto da recuperare ed è in battuta per la squadra di casa Omag MT Alessia Bolzonetti. Riceve mille per Olbia, all'Asia Maruotti, termina out il muro di Mazzon. Sofia Rinieri per il volley Ermea Olbia. Riceve Koulibaly. Bolzonetti della seconda linea, difesa da Millen. All'Asia per Maruotti. Il muro di Aluigi. Palla ancora in gioco. Free ball San Giovanni. Mazzon. Aluigi. Mazzon. Difesa da Rinieri. Palla per Maruotti. C'è ancora il tocco del muro di Mazzon e punto per Olbia che comunque se l'è guadagnato anche con un paio di difese molto spettacolari. Continua a battere Sofia Rinieri. Bene Koulibaly in ricezione che viene chiamata anche ad attaccare. 1-1. E molto bene Koulibaly che mette a terra il suo ennesimo attacco.
e si incarica di andare a battere per la Omar MT San Giovanni Marignano. Altri errori in battuta, un po' troppi per la squadra di casa in questo set. Ilaria Marotti. Sì, Bonvicini a Luigi Brina, difesa da Caforio, palla per Millen, difesa da Bonvicini, riesce a arrivare a Luigi, la palla ancora in gioco. Bolzonetti arriva a difendere Maruotti, all'Asia per Millen, e ancora confusione nella squadra di casa. Più 4 per Verli Ermea Olbia. Continua a battere Ilaria Marotti. Prima ricezione, costretta a alzare in bagger a Luigi. Momento di grossa difficoltà per la squadra di casa. Questo è un punto veramente regalato. Sono 5 punti da recuperare. E adesso Enrico Barbolini chiama il suo secondo time out. I direttori di gara richiamano le due formazioni in campo, ricordo 19 volley Ermea Olbia che conduce anche il primo per un 7-0, 14 per la squadra di casa che specialmente nelle ultime due trazioni è andata in grossa difficoltà. Continua a battere Ilaria Marotti. Problemi per Bonvicini in ricezione, Brina difeso il suo attacco all'Asia per Rinieri, ancora un attacco vincente, sta funzionando tutto nella squadra ospite e poco, molto poco nella squadra di casa, anche adesso una ricezione molto molto approssimativa. Continua a battere Ilaria Marotti. Palla ancora in gioco, Marotti all'Asia Gerosa, e ancora un attacco vincente, sconsolato Barbolini che non sa più che pesci pigliare, non può neanche attingere alla panchina. Adesso sono 7 punti di vantaggio per Olbia, continua a battere Ilaria Marotti. Ancora una sessione un po' approssimativa, seconda linea di Bolzonetti, out. E quindi ancora punto per Olbia. E continua sempre a battere Ilaria Marotti. Ancora problemi di ricezione. Koulibaly, attacco di Brina difeso. Secondo linea di Marotti. Adesso funziona tutto nella squadra ospite. Passata anche questa pipe di Marotti, 23-14. Praticamente in tilt la squadra di casa, riceve Koulibaly a Luigi. E Martina Brina riesce anche con un po' d'aiuto del nastro a portare
un altro punto a San Giovanni a togliere dalla battuta Ilaria Maruotti, e per Roma che metti San Giovanni Marignano il turno di Alessia Mazzon. Vigile Cafforio all'Asia Millen, riesce Luigi a murare poi a difendere, palla per Koulibaly dalla seconda linea, ancora difesa da Cafforio, ancora palla per Millen, c'è il tocco del muro, la difesa di Koulibaly, palla per Brina, murata ma la palla ancora in gioco, palla per Bolzonetti, difesa da mi viene fischiato dal primo arbitro un fallo di seconda linea di Alessia Bolzonetti, che effettivamente in seconda linea probabilmente ha attaccato da posto 4, quindi set point per Olbia con Gerosi in battuta, riceve Koulibaly a Luigi Ceron, palla in campo, bella questa fast. 16° punto per San Giovanni che è in battuta con Maria Elena Aluigi. Riceve Maruotti e il tocco di Ranieri che trova impreparata la seconda linea, ovviamente su una ricezione sbagliata porta a casa anche questo set col punto di Sofia Ranieri Olbia, che conduce per 2-0 grazie a questa vittoria per 16-25. Ci risentiamo fra qualche minuto. Viva la mamma che è pronta a rispondere con tutto il suo sapore in campo. La salute, risotto e molto altro per gustarti il tuo tempo e battere l'appetito senza andare a terra. Cerca il prodotto Viva la mamma nel banco. I motivi per brindare con Prosecco Masi cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Masi. Masi, strappa una sorpresa. Illuminati con l'unico smartphone con luce frontale dual spotlight e fotocamera frontale da 44 megapixel per apparire al meglio anche nei selfie e in videochiamata. Vivo V21, illuminarsi. Vivo. E siamo ancora qui in diretta dal Palasport di San Giovanni Marignano, dove sta per iniziare il terzo set fra Oman che metti San Giovanni Marignano e Volley Ermea Olba, che sta conducendo per 2-7-0.
a Luigi al palleggio, confermata in campo al posto di Alice Turco. Attacco vincente per Martina Brina per il primo punto per la squadra di casa. Adesso è Maria Elena a Luigi in battuta. Riceve Caforio, all'Asia, pallonetto di Barbazzini, difesa da Bozzonetti, palla ancora per Brina, difesa Caforio in bagger per Ranieri, murata da Ceron, palla ancora in gioco, palla per Millen, ancora il muro di Brina, ancora Ranieri, Millen pallonetto, arriva con la copertura di Aluigi, Bozzonetti, c'è il tocco del muro, la difesa di Caforio, Maruotti, palla alta per Ranieri e Barbazzini, dopo il muro di Sola Ceron, non riesce a tenere la palla in gioco. Secondo punto per San Giovanni Marignano. Continua a battere a Luigi. Ancora bene Caforio in ricezione, palla ancora per Millen, tocco il muro, difende Koulibaly, palla per Bozzonetti, out il muro di Barbazzini. Terzo punto San Giovanni Marignano. Ancora Luigi. Palla direttamente out per il primo punto per la squadra ospite, che è in battuta con la giocatrice estone Christine Millen. Riceve Brina a Luigi, primo tempo di Ceron, e riesce a chiudere questo attacco grazie anche a questo salvataggio in alzata una mano di Mariello Luigi, che riesce a tenere nel proprio campo una ricezione che stava andando nella metà campo di Olbia. È in battuta Martina Brina. Ancora un errore in battuta per la squadra di casa. Due errori consecutivi dal servizio per i primi due punti di Olbia, che adesso va al servizio con Karin Barbazzini. Problemi di sezione per Brina, free ball per Olbia, Millen all'Asia, Maruotti, muro di Ceron, quinto punto per Omag. Ed è proprio Sara Ceron in battuta. Riceve Maruotti all'Asia. Primo tempo di Gerosa out. Adesso più 4 San Giovanni, che ha avuto una buona partenza in questo terzo set. Sempre Ceron in battuta, riceve ancora Maruotti all'Asia per Ranieri, c'è il tocco del muro di Koulibaly e poi Ceron e Brina non riescono però a tenere la palla in gioco. In battuta per Olbia all'opposto Sofia Ranieri. Palla tocca il nastro, viene difesa da Brina a Luigi per Bozzonetti, che chiude questo attacco. Sette a tre per la squadra di casa, Bozzonetti in battuta. Caforio all'Asia, chiama Maruotti all'attacco, c'è il tocco del muro, la difesa di Bonvicini, palla per Mazzon che riesce ad attaccare ma il suo pallonetto è coperto e poi arriva a muro Alessia Mazzon. Molto bella questa azione, spettacolare il muro di Mazzon sull'attacco di Maruotti. E ancora più 5 per San Giovanni Marignano. Cambio Olbia, esce
Ilaria Maruotti entra a supporto Silvia Formaggio. Continua a battere Bozzoletti. Per fuori ricezione all'Asia Gerosa. La palla è out, non c'è nessun tocco. Inutili le proteste dell'allenatore di Olbia, i direttori di gara sono irremovibili, non hanno avvisato nessun tocco. E c'è il time out chiesto dall'allenatore Bernardo Guadalupi sul punteggio di 9-3 per la Omag MT. Primo time out per la squadra ospite in questo terzo set. Guardando ai tabellini del secondo set, che è stato nettamente dominato da Olbia, che ha vinto per 25-16, la squadra ospite ha ricevuto con il 62% di positiva e 23% perfetta contro il 41% di positiva di San Giovanni in Marignano, 44% in attacco per la squadra ospite contro il 34% di San Giovanni. Migliore realizzatrice Ilaria Maruotti nel secondo set con 6 punti all'attivo. Squadra in campo 9-3 per San Giovanni, continua a battere Alessia Bozzoletti. Serve Millen all'Asia per Gerosa, difesa da Bozzoletti su attacco, palla nel campo di Olbia, ancora all'Asia per Gerosa, ancora difende Bozzoletti e il primo tempo. Mazzon, è in campo questo bell'attacco. Adesso sono 7 punti di vantaggio per la squadra di casa. Tanto c'è un altro cambio per Olbia, è entrata col numero 15 il secondo palleggiatrice Arianna Severin per Veronica Allasi. È stata richiamata un attimino in panchina a riposare dal proprio coach, comunque fino a questo momento ci pare che all'Asia abbia disputato una signora gara. 10-3 il punteggio per San Giovanni Marignano, continua a battere Alessia Bozzoletti. Si reca Forio, in attacco Formaggio, difesa da Brina a Luigi, Mazzon, difesa da Regnieri, palla ancora per Formaggio. È in campo questo attacco in lungo linea della Mancina. Della squadra sarda. Quarto punto per Olbia ed è proprio Silvio Formaggio in battuta. Insieme a Koulibaly, a Luisi per Koulibaly, difesa da Caforio, Regnieri per Millen. Difende Bozzoletti e palla ancora per Koulibaly, ancora difesa da Caforio. E l'attacco di Mille, ben servita da Severin, porta a 5 i punti per la squadra ospite. Ancora in battuta Silvia Formaggio. Palla direttamente in rete. Salì Koulibaly. Insieme Millen, Severin, Millen. C'è il tocco del muro di San Giovanni su questo attacco di Olbia. Sesto punto per la squadra sarda, è in battuta la centrale Camilla Gerosa. Bene, Bombicini di sezione, Luigi, pipe di Bozzoletti, difesa da Formaggio, free ball per San Giovanni, a Luigi, Mazzon murata, palla adesso per Brina, pallonetto. Riesce ancora a difendere la squadra di Olbia, ancora una free ball per San Giovanni, ma c'è l'errore di Koulibaly in appoggio,
Severin chiama l'attacco Rinieri, ma c'è stato un errore in questo, anche qui nell'appoggio, palla per Brina e questa volta riesce a chiudere questo attacco la squadra di casa, ma in un'azione dove ci sono state troppe imprecisioni. Dunque 12-6 il punteggio per la Omar MT, che è in battuta con Alessia Mazzon. Buono il servizio, riesce a ricevere la palla nel campo di San Giovanni, poi c'è il muro sull'attacco di Brina. Mazzon pensava di intervenire ma lascia la palla giudicando l'out, invece è in campo. Più 5 ancora San Giovanni Marignano, ma in battuta la squadra ospite con la neo entrata la palleggiatrice Arianna Severin. Vede Culibini in ricezione a Luigi, attacco di seconda difesa da Caforio, palla ancora per San Giovanni, l'attacco di Bozzoletti dalla seconda linea, murata da Barbazzini. Sta rimontando la squadra ospite, anche probabilmente grazie ai cambi di Bernardo Guadalupi, che hanno dato un attimino di verde alla propria formazione. Adesso però c'è questo errore in battuta di Severin. Sul 13-8 va in battuta per la Oman che metti a Luigi. Dicevo Miller, Severin per Rinieri, difesa da Koulibaly, palla per Bozzonetti, difesa da Caforio, arriva Severin in vaga lanzare ancora per Rinieri, ancora Koulibaly in difesa, palla per Brina, bellissimo questo attacco in diagonale. E adesso ancora più 6 per la squadra di casa. Time out chiesto da Bernardo Guadalupi, è il suo secondo time out, secondo e ultimo time out in questo terzo set. Vi ricordo che Olbia sta conducendo per 2-0. Nesiano e Verrascina richiamano le squadre in campo. Ricordo 14-8 San Giovanni, Maria Elena Luigi in battuta. Direttamente out. E per la squadra ospite Christine Miller. Intanto c'è un cambio per Olbia, rientra Ilaria Maruotti per Silvia Formaggio. Riceve Brina, bagger di Luigi per Bozzonetti, c'è il tocco del muro, difende Miller, Severin per Rinieri, difesa da Luigi, Ceroni bagger per Brina, difesa da Miller, ancora Severin per Rinieri, arriva a murare Bozzonetti, palla ancora in gioco Maruotti e viene toccato da Ceron questo attacco e quindi punto per Olbia. Che si porta a meno 4 e continua a battere con Christine Millen. Bene Provicini, no scusate, errore di difensione, però riesce poi a difendere. Poi a Luigi non riesce a tenere la palla in gioco. Meno 3 Olbia e questa volta è Enrico Barbolini che chiama il suo primo set point. Sta faticando in questo incontro un po' più del solito anche in ricezione la squadra di casa.
pesano un po' con la gestione della partita, avere a disposizione pochissimi cambi dell'allenatore Enrico Baccolini. Squadra di nuovo in campo, sempre in battuta Christine Milan. Ancora un errore di Bonvicini. Adesso sono solo due i punti da recuperare per Olbia. Benina, bene in ricezione, palla per Bozzonetti, Murata, però riesce a rigiocare ancora San Giovanni. Ancora Bozzonetti, questa volta passa sopra il muro. E niente da fare per il tentativo di difesa di Severin. Tre punti di vantaggio per San Giovanni Marignano, che è in battuta con Martina Brina. Riceve bene Caforio, Severin, Rinieri, difesa da Brina, a Luigi, Colibali il pallonetto. Ma arriva Severin a difendere Maruotti, palla direttamente out, nessun tocco del muro, quindi adesso due punti di consecutivi per la squadra di casa. Oma che mette in battuta con Martina Brina. Palla in rete. E adesso per Olbia il turno di Karin Barbazzini. Bene, prima ricezione a Luigi Bozzonetti, arriva a murare gelosa Severin per Maruotti, c'è il tocco del muro, riesce a difendere Koulibaly, palla ancora per Bozzonetti, ancora il muro, Bozzonetti riesce a rigiocare a Luigi, primo tempo di Ceron difeso da Severin, e arriva bene a murare Sara Ceron su questo attacco di Sofia Renieri. Ben posizionata a muro l'esperta centrale, capitano della squadra di casa, chiude questo attacco portando a 17 i punti per la Omag MT, ed è proprio Ceron in battuta. Millen, Severin, primo tempo per Gelosa che con il pallonetto scavalca Mazzon e non è pronta la copertura della squadra della Omag MT. Renieri in battuta per Olbia. Palla direttamente out. Alessia Bozzonetti. Palla in rete. Meno 3 ancora per Olbia, il turno in battuta di Ilaria Maruotti. Ancora un errore di Bonvicini in sessione, palla per Millen che non ha problemi a chiudere questo denominato rigore. Adesso due punti
solo due punti da recuperare con la squadra ospite, sempre Marlotti in battuta. Viene questa volta la ricezione, palla per Mazzon, che sfrutta le mani del muro di Miller per portare a 19 i punti per la squadra di casa e per la Oma che metteva in battuta Sali Koulibaly. Riceve Caforio, Severin, seconda linea per Rinieri, tocco del muro, difesa di Koulibaly e attacco vincente di Mazzon. Cambiano la squadra ospite, entra il numero 11 Eleonora Minarelli per Sofia Renieri, continua a battere Koulibaly, riceve Marotti, Severin per Gerosa, il muro di Martina Brina, importante break per San Giovanni che adesso si porta di nuovo a più 5 e sul punteggio di 21-16 continua a battere Sofia Koulibaly. Riceve Marotti, Severin, Millen, niente da fare per Bozzonetti in difesa. Geroso in battuta. Inizia bene Brina, a Luigi, pipe di Bozzonetti. Trova piazzatissimo il muro di Barbazzini. Due punti recuperati da Olbia, continua a battere Camilla Gerosa. Convicini bene in ricezione, palla per Brina, bello questo attacco. Sfrutta il muro 1, mette a terra un importante pallone, imbattuta per la squadra di casa Alessia Mazzon. Riceve Marotti, Millen, difesa da Koulibaly, Mazzon riesce a palleggiare per Bozzonetti, c'è il tocco del muro, la palla ancora in gioco, Severin per Millen, murata da Luigi, ancora la palla in gioco, Severin, primo tempo per Barbazzini, difesa da Mazzon, a Luigi Bagger per Brina, difesa da Marotti, Severin ancora per Millen che passa sopra il muro, non riesce a difendere Koulibaly. Luigi di seconda trova impreparata il muro di Barbazzini, porta a casa un punto importante per San Giovanni Marignano, a Luigi in battuta. Bene che fuori in ricezione, scusate, la palla sta andando nel campo di San Giovanni, Sara Ceron si fa trovare pronta e chiude questo punto 24-19, primo set point per la Oma GMT che continua a battere con Chiara Aluigi. Caforio, Severin, Millen, palla out, quindi 25-19 per San Giovanni in Marignano che si aggiudica il terzo set, conduce comunque ancora Olbia 2-7-1, ci risentiamo fra qualche minuto. Yeah.
Quando la voglia di scontino va in battuta, viva la mamma, è pronta a rispondere con tutto il suo sapore in campo. Tramezzini, lasagne, risotto e molto altro per distarsi il suo tempo e battere l'appetito senza andare al tebrec. Certi prodotti, viva la mamma, nel banco frigo. Tutte le gare del campionato di Serie 2 saranno trasmesse gratuitamente sul canale YouTube di Volleyball World. Segui il canale per non perderti nemmeno uno scacchio. Cantine maschio. E siamo ancora qui in diretta dal Palasport di San Giovanni Marignano, dove sta per iniziare il quarto set. 2-1 in vantaggio per Olbi, a Luigi in battuta, riceve Cafforio, chiude Ceron su, praticamente sulla testa di Allasia, primo punto per San Giovanni. Con Bernardo Guadalupe ha rimesso il sestetto titolare in campo, con Allasia che prima è stata sostituita, e anche Rinieri che non aveva finito il set. Adesso è proprio Sofia Rinieri ad attaccare questa bella palla, primo punto per Olbia, 1-1 in punteggio, e il turno in battuta di Karin Barbazzeni. Se bene Bonvicini a Luigi, l'attacco di Bozzanetti nel difeso, bug di Barbazzeni, free ball San Giovanni a Luigi, primo tempo di Ceron, c'è il muro di Geroso, la palla ancora in gioco, Maruotti, e la palla è in campo, secondo punto per Volli Ennea Olbia, continua a battere Karin Barbazzeni. Palla direttamente out, e per Omag MT Martina Brina. Riceve Maruotti all'Asia, pallo netto di Gerosa che trova ancora impreparata la squadra di casa. Ancora più uno, volley Ennea Olbia che è in battuta con l'opposto Sofia Regnier.
questa palla è out. È la capitana, Sara Ceron per la Oman MT. Sile Miller, all'Asin Bagger, Maruotti, difesa da Koulibaly, a Luigi Bagger per Koulibaly, difesa da Regnieri, all'Asin ancora per Maruotti, che tira direttamente out. È stata un po' di confusione questa volta nella metà campo di Olbia, alcuni appoggi approssimativi. Ancora Ceron in battuta per Omar MT. Sile Miller, all'Asia ancora per Maruotti. Palla è in campo, molto bello questo attacco in parallela di Ilaria Maruotti, 4 pari e per Olbia Maruotti in battuta. Bonvicini a Luigi Koulibaly, difesa da Regnieri, all'Asia Hillen, c'è il tocco del muro, la difesa di Luigi, l'attacco di Koulibaly, c'è il tocco di Gerosa, non è pronta a intervenire la seconda linea di Olbia, la palla cade anche per un'incomprensione fra Miller e Cafonio, ancora un punto di vantaggio per San Giovanni Marignano. Alessia Bozzonetti in battuta. Dice Millen all'Asia, Millen passa sopra il muro di Aluigi, parità. Camilla Gerosa per Olbia. Bene Brina, palla per Koulibaly, attacco vincente, approfitta del muro a uno e mette la palla in mezzo al campo di Olbia, è proprio Solì Koulibaly in battuta per la Omag MT. Sile Millen all'Asia, ancora per Millen, difesa da Bonvicini a Luigi, seconda linea di Bozzonetti, difende Maruotti, ancora Millen, c'è il tocco del muro, riesce a difendere Bonvicini, palla per Mazzon che trova il muro, che trova le mani del muro di Millen, e tocco intelligente della centrale della squadra di casa, punto per San Giovanni Marignano che conduce per 7-5 e continua a battere con Salì Koulibaly. Palla direttamente out. Veronica all'Asia. Se bene Brina, Mazzon, attacco vincente, non riesce Regnieri a tenere la palla in gioco dopo il tocco a muro di Barbazzini, ancora più due San Giovanni Marignano e Mazzoni in battuta per la Oman MT. Riceve Cafforio all'Asia, Regnieri, c'è il tocco del muro, la difesa di Brina, palla per, scusate, la difesa di Bozzonetti, attacco di Brina è out. Millen per Volli Ermea Olbia. Celebrina, palla nel campo ospite, però riesce a difendere Bonvicini, fribola ancora per Olbia, palla a Maruotti,
c'è il tocco del muro di San Giovanni sull'attacco di Ilaria Maruotti. 8 pari e Christine Miller imbattuta per volley Ermea Olbia. Cerco di lì, Sara Ceron murata da Maruotti. Continua a battere Christine Miller. Errore in gestione di Brina. Adesso break di Olbia che con 3 punti consecutivi si porta a condurre 10-8. Time out chiesto da Enrico Barbolini. Guardando un po' le statistiche del terzo set, anche se è stato vinto da San Giovanni per 25-19, differenza abissale in sezione a favore di Olbia con 68 di positiva, il 21 perfetta contro il 35 di positiva e il 12 perfetta di San Giovanni Marignano. Allora, gli attaccanti, la migliore è stata nel terzo set Christine Miller con 6 punti per Olbia. San Giovanni 5 punti per Brina e 5 punti per Ceron. Squadra in campo, ancora 1000 di battuta. Bene con liberalizzazione a Luigi Brina, pallonetto, palla in gioco, free ball per San Giovanni, Colibri, palla in mano per a Luigi che chiama al primo tempo Sara Ceron che non perdona e porta a 9 i punti per la squadra di casa. A Luigi battuta, riceve Caforio, all'Asia è in campo l'attacco al primo tempo di Barbazzeni. Ed è proprio la centrale ospite, Karin Barbazzeni in battuta. Riceve Koulibaly a Luigi, Brina, attacco vincente. Meno uno per la Omag MT, Martina Brina in battuta. Caforio, primo tempo di Gerosa, murata e palla in attacco per San Giovanni. Salì Koulibaly, mette in campo questa palla grazie anche al bel muro di Sara Ceron che ha permesso di poter contrattaccare per la squadra di casa. Continua a battere per la Omag MT Martina Brina. Sì, Maruotti Bonvicini riesce a difendere questo attacco di Gerosa, l'attacco di bella questa difesa di Olbia sull'attacco di Bolzonetti che ci riprova ancora, murata ancora Caforio all'Asia, Rinieri trova le mani di Koulibaly e porta a 12 i punti per Olbia che se ne ha meritato a questo punto con 2 belle difese su attacchi di Alessia Bolzonetti. E il turno in battuta di Sofia Regnieri. Dopo la recensione prima l'attacco di Koulibaly, difende Millen all'Asia. Maruotti, c'è il tocco del muro di Bolzonetti, riesce a rendere Bonvicini, palla per Koulibaly che d'esperienza mette una palla in diagonale e riporta le squadre in parità.
avvincente questa fase centrale del quarto set per la... Intanto vengono chiamate in campo dalla squadra ospite le spazzoline. La partita si sta prolungando, il terreno di gioco comincia ad avere qualche problema di sudorazione visto che la partita si sta facendo anche combattuta. Dunque 12 pari e Sara Ceron in battuta per la Oman FT San Giovanni Marignano. Seve Millen all'Asia per Marlotti. Difesa da Ceron, Mazzon non riesce a intervenire, palla nel campo di Olbia, il muro di Mazzon favorisce questo punto di San Giovanni e Marignano, perché poi sia Marlotti che Alasia non riescono a tenere la palla in gioco. Adesso più uno per la squadra di casa, continua a battere Sara Ceron. Millen all'Asia, gelosa, è in campo questo attacco, parità. Ilaria Marlotti per Olbia. Vede Brina, a Luigi Bonzonetti, viene murato il suo attacco, Canforio per Rinieri, difende Luigi, Bonvicini palla alta per Bonzonetti, diagonale vincente, un urlo liberatorio Alessia Bonzonetti che ultimamente aveva fatto molta fatica a chiudere la palla, la giovane attaccante San Giovanni Marignano che si sta adattando in queste ultime partite nel ruolo di opposta. Ed è proprio Bonzonetti in battuta. All'Asia Millen, c'è il tocco del muro, arriva Bonvicini a difendere, Brini Bagger per Koulibaly, difesa da Marlotti, all'Asia ancora per Miller, ancora il tocco del muro, Bonvicini riesce a tenere la palla in gioco, Ceron in Bagger, free ball per Olbia, palla in campo, questo attacco di Miller, 14 pari. Camilla gelosa per Olbia in battuta. Koulibaly riceve bene, viene servita da Luigi per l'attacco, pallo netto di Koulibaly che riesce a gestire una palla non proprio precisa dalla propria alzatrice e riesce a chiudere questo punto. Koulibaly in battuta per la Omag MT. Riceve Miller all'Asia per Rinieri. Tocco del muro, difesa di Koulibaly. Bonzonetti servita da Luigi, difesa da Marlotti. All'Asia ancora per Miller. Ancora tocco del muro, arriva Bonzonetti a difendere. Palla per Brina. Bellissima questa azione della Omag MT San Giovanni Marignano. È riuscita a chiudere questo punto grazie anche alla splendida difesa di Alessia Bonzonetti. Spazzolina in campo per asciugare il terreno di gioco, per gentile concessione della coppia arbitrale. Salì Koulibaly in battuta, Sede Marotti all'Asia ancora per Miller, non riesce a tenere la palla in gioco, Bonvicini, meno uno Olbia
Veronica Allasia in battuta. Problemi di ricezione, free ball per Olbia, pallonetto di Rinieri, arriva a coprire Bonvicini, Koulibaly riesce a tenere la palla in gioco, Brina, palla per Miller, palla ancora in gioco, Koulibaly, free ball ancora per Olbia, ancora per Miller, Rinieri chiude questo scambio con questo contrasto muro. 16 palle il punteggio. Ancora le spazzoline cominciano a avere qualche affanno fisico le due squadre, specialmente in queste situazioni, questi scambi molto molto prolungati, molto combattuti. Ancora l'Asi in battuta, Celebirina a Luigi Mazzon, c'è il tocco del muro, la difesa di Caforio, palla per Miller, palla out senza tocco del muro, in battuta per San Giovanni in Marignano, Alessia Mazzoni. Insieme a Maruotti, Ceron approfitta di questa palla che stava venendo nel campo di San Giovanni e chiude questo punto. Ancora Mazzoni battuta. Da fuori ricezione, Brina riesce a coprire, palla per Koulibaly dalla seconda linea, difende Caforio, all'Asia per Rinieri, Murata, palla ancora in gioco, free ball San Giovanni, Koulibaly a Luigi, Brina spara out questo attacco, palla che si poteva gestire meglio, meno uno volley Ernea Olbian che va in battuta con Christine Miller. Riceve Bonvicini, Brina, difesa da Caforio, palla per Rinieri che trova il mari, le mani del muro di Brina, ci gioca sopra e con questo money out riporta in parità Olbia, 18 pari, e adesso è Enrico Barbolini che chiama il suo secondo time out. Squadre di nuovo in campo. Di sotto pari il punteggio, in battuta per volley Armea Olbia, Christine Miller. Quello per la ricezione a Luigi Ceron, attacco vincente. Bella questa scelta di Chiara Aluigi, scusate, Maria Elena Aluigi. Palla perfetta per Sara Ceron che non sbaglia questo primo tempo. Più uno Omag MT, Aluigi in battuta. Riceve Caforio. All'Asia chiama il primo tempo Barbazzini, tocco di Ceron ma la palla esce e quindi punto per Olbia. Karin Barbazzini in battuta. Riceve Brina a Luigi, per Brina difende Miller, palla per Rinieri,
difesa da Luigi, non vicino ancora per Brina da posto 2, pallonetto, ma arriva Barbazzini a coprire, palla ancora per Rinieri, pallonetto, ancora Brina alla copertura, palla per Pozzanetti, difesa da Maruotti, all'Asia, Maruotti, pallonetto e non arriva nessuno della Omad MT San Giovanni in Marignano a coprire, vantaggio Emea Olbia. Barbazzini in battuta per volley Emea. Bonvicini riceve bene a Luigi. Bonzonetti. Out questo attacco. Più due Olbia. Ancora Barbazzini. Bonvicini. Bonzonetti, pallonetto difeso da Alassia. Difesa di Aluigi sull'attacco di Ranieri. Brina, Murata, palla ancora in gioco per la Omag. Primo tempo di Ceron che riporta a meno uno la squadra di casa. Ancora problemi per l'asciugatura del campo di gioco. Si può riprendere, 21-20 Olbia in battuta per la Omag MT Martina Brina. Si becca Forio, all'Asia chiama Rinieri l'attacco, il muro di Koulibaly, palla in gioco, fallo in palleggio fischiato a Olbia, si sono date fastidio all'Asia e Millen, parità. Ancora Martina Brina per la Omag MT. Millen in gestione, all'Asia ancora per Rinieri che passa sopra il muro, più uno Olbia. Rinieri, c'è Bonvicini a Luigi Ceron. Ancora attacco vincente della centrale della squadra di casa. 22 pari il punteggio e per la Omag MT in battuta Sara Ceron. All'Asia in palleggio Maruotti. Il tocco di Mazzon, a muro non riescono a intervenire a Luigi e Brina in difesa, ancora più uno Omag, volley Emea Olbia che è in battuta con Ilaria Maruotti. Koulibaly, primo tempo di Mazzon, grandissimo attacco, ancora molto brava Mariaela Luigi a servire questo primo tempo. Cambio per San Giovanni Marignano, entra Giulia Biagini per Martina Brina, cambio anche per la Olbia, entra Silvia Formaggio per Ilaria Maruotti. 23 pari, in battuta per la Omag MT, Alessia Bozzanetti.
l'attacco di Millen sulle mani del muro di Mazzon, la palla termina out 24-23 per Olbia, che ha a disposizione il primo suo match point. In battuta per la squadra ospite Camilla Gerosa. Riceve Biagini, Colibali, grande attacco, bellissima questa alzata di Luigi, grazie anche alla perfetta ricezione di Giulia Biagini, che fa il suo e adesso vi viene sostituita da Martina Brina, che arriva in prima linea. 24 pari e time out chiesto da Bernardo Guadaluppi. Squadre di nuovo in campo, 24 pari, 2-1 per Olbia, in battuta per la OMAG MT, Salih Koulibaly. Riceve Silvio Formaggio, Caforio Bagger per Millen, difesa da Koulibaly questo attacco, palla per Brina, suo pallonetto viene difeso, palla per Millen, arriva a coprire Brina, Olbia. Palla ancora per Millen, pallonetto, arriva ancora Brina, palla dalla seconda linea per Koulibaly, palla ancora in gioco, adesso la free ball per San Giovanni Marignano, Mazzon viene difeso il suo attacco, palla ancora per Millen, ancora Brina riesce a coprire, palla di Mazzon, azione molto combattuta, ancora una grande difesa dalla squadra ospite. Bonvicini riesce a tenere la palla in gioco, palla per Martina Brina, difesa da Caforio, all'Asia per Millen, non riesce la difesa di Alessia Bolzanetti. 25-24 per Oma, per Olbia, che si aggiudica questo punto e siamo ad un altro set match point per la squadra ospite, peccato per la squadra di casa che non è mai riuscita a chiudere, ha avuto delle palle importanti. Adesso la battuta è nelle mani di Veronica Allasia. Palla out, giudicata bene da Martina Brina, secondo match point consecutivo annullato, in questo caso è più giusto dire sprecato, dalla squadra ospite, in battuta per la OMAG MT Alessia Mazzon. Riceve Caforio, all'Asia, Rinieri, niente da fare per la seconda linea di San Giovanni in Marignano. Ancora un match point per Olbia. Cambio, rientra nella squadra ospite Ilaria Maruotti per Silvia Formaggio. In battuta Christine Millen. Bene Koulibaly in ricezione, Brina, Maruotti, la palla ancora in gioco. Free ball per San Giovanni, Ceron a Luigi, ancora per Martina Brina che viene murata da Barbazzeni. 27-25 per Olbia, che si aggiudica l'incontro per 3-1. Grazie dell'ascolto e risentirci alla prossima gara.
la Lega Pallavolo Serie A femminile vive, vi ringraziano per la partecipazione. Datevi appuntamento per il prossimo turno del campionato vivo Serie 2, il programma per mercoledì.